Eliminerò ogni youtuber! Accetta! I terrazzi sono validi. Mi sto cagando sotto. Se non lo trovo, impazzisco! Nascondino horror nella villa di Cap e Caso. Ma attenzione perché c'è un clown in giro per la casa. Oh mio! Eliminerò ogni youtuber! Oh mio Dio, vi giuro, sto clown fa davvero paura, eh. Trovo qualche secondino per lasciarmi nascondere. Ok, io andrò nel piano di sopra. Capi, Ferro, stanno tutti di sopra. Ok, Ferro, noi nel piano di sopra abbiamo tutto il piano di sopra. Ok, però lo destra, sinistra, c'è il piano di sopra. No. Questa è la casa di Cap, cioè la camera di Cap. C'è un piccolo problema però, la mia camera è troppo sgamata, ma abbiamo un vantaggio. Tutte le luci sono praticamente spente, ci sono pochissime lucine e di qua c'è una camera degli ospiti. Oh, oh. Avevo già in mente il posto, posso dire la verità, avevo già in mente il posto, siamo nella stanza di Aka. Chiudiamo la porta. Perfetto. Cioè, vi faccio vedere la situazione, il bagno qui fa troppa paura con le luci spente. Mi piace parare. Ok, ci siamo. Viene quasi a accendere una torcia e mi posso mettere in questa doccia, raga, che è specchiata e tecnicamente impossibile che mi veda. Qui invece? Ok, qua potremmo stare dietro le tende, però non mi piace. Non lo so, no, non mi convince. No. Dentro il bagno, dentro il bagno. Detto il bagno piccolissimo. Ma non è vero, assolutamente no. 15, 16, 32, 40. È arrivato il momento di andarmi a cercare. Ho sentito la risata del clown. Ferro, l'unica è nel terrazzo, per forza. Non mi troverò mai qui dentro. Possibile. Ok, sono praticamente chiuso nella doccia. Non so se ha finito di contare. Spengo le luci. Ragazzi, sto arrivando! Lo sento, è partito. Ok ragazzi, ci nascondiamo nel terrazzo, abbiamo trovato il posto perfetto. Qua ci stanno delle luci molto molto inquietanti. Siamo qua e speriamo che non ci trovi. Oddio, lo sento, oddio, mi sto cagando sotto. Altrimenti il clown rientra a casa. Devo stare accovacciato in modo che non mi veda quando entra. Per ora la situazione è libera. Sarà il primo che scoveremo. Non vedo l'ora di eliminare qualcuno. Andiamo a vedere qua nel salotto. Ma che cacchio di me si sta facendo? Cioè, raga, sta impazzendo. Sento la voce del clown, ma ho sentito anche suoni tipo di bambini che piangevano. Devo fare un po' piano perché appena lo troverò lo farò spaventare a morte! Ci sono un sacco di ombre, devo fare attenzione, ma tanto sono loro che hanno paura di me! Sto arrivando! Ho sentito chi ha detto che sta arrivando, cavolo! Toc toc! C'è qualcuno? Vieni fuori! Non c'è nessuno! Che c'è qui? Vi sta andando bene, ma io vi eliminerò tutti. Qualcosa mi dice che qua c'è qualcuno. No. Anche qui è vuoto. Andiamo sul tetto? Ok, ok. Qui non ci troveranno mai. È impossibile. Una cosa, dobbiamo stare muti, muti in silenzio, perché sennò ci becca sicuro. Quindi calmami. Detto. Mi sta chiamando. Credo che sia andato il piano di sopra. Credo che non sia qua. Gli armadi sono vuoti, ma questa stanza... C'è nessuno! Oh, ma che bella stanza, tutta bella ordinata! E chi mi dice che qua sotto non c'è nessuno? No. Non c'è nessuno. Spero non ci sia puzza in questo bagno. Puzza di umano. Oh! Ah!
Oddio. Calpino, hai trovato qualcuno, mi sa. Sì, ho sentito delle urla assurde. C'è il clown che urla. È incavolato nero, è incavolatissimo. E la prima preda è stata trovata! Continuo a sentire urla ovunque, ma che non è ancora mai venuto nel sottoterra. Controlliamo tutte le stanze, però. No, vabbè, dai, non ci credo. Ho perso una vita. Ma dove mi nascondo? Sta venendo al piano di sopra! Mi sentite? Raga, sta per scendere. Sta per scendere, sta per scendere. Dove mi metto? Dove mi metto? Dove mi metto? Ho sentito qualcuno! E proviene da di sotto! Dietro un letto. Calpi, il clown mi ha rotto le scatole. È il momento di andare all'avventura, fidati. Ma no, ma sei impazzito, è nascondino. Lo so, però ci avviciniamo finché non sentiamo qualcuno. Ma perché? È nascondino, non è facciamoci beccare dal clown. Vero, ritirata, mi scherzavo. Stai zitto, che mi sembra molto arrabbiato. C'è un frigo? C'è qualcuno nel frigo? Qualcuno che vuole essere ibernato? Non c'è nessuno, neanche qui. Dove siete? Nessuno! Uscite tutti! Non vedo nessuno! Non vedo nessuno! Dove diavolo siete? Capitano! Lei ha appena perso una vita! Corro! Vai a nasconderti! Corro! Momento della ruota dell'horror, parte ferro, vediamo cosa esce. Vince 50 euro! Aspetta, Ferro, che prendi i miei 50 euro. Ecco, dove li cacci? No. Ecco, okay. Grazie mille. È arrivato il mio turno, Vai. Andiamo. Prigioniero! Quindi, sono il prigioniero del clown. Ottimo! Tocca a me, andiamo avanti. Vediamo. Tana! Devo fare io Tana! Obbligato a fare Tana! Devo fare Tana al prossimo round! È troppo difficile! Vai, Calpi, gira la ruota! Vai! Vai. Io me ne vado, Back up, com'è che si faceva per favore? Ma non da lì, dai! Sono sempre uscito! Ho capito! Ragazzi, è arrivato il momento di nascondersi! Via! Ciao! Che abbia inizio il secondo round! Ho già in mente il posto in cui nascondermi. Potrei star barando in questo momento, perché effettivamente la casa la conosco a memoria. Però questa è la camera di Calpi e Ferro, ok? Ci sono i loro letti, le loro coperte, che poi alla fine sono mie. Oh mio Dio, a sto giro dobbiamo beccare un nascondiglio molto migliore. Qui. Oh no, qui c'è un bagno. Clown, mi spieghi io perché sono incatenato? Perché adesso tu sei lo scagnozzo. Beh, mi metto a fare pure lo scagnozzo. A parte che puzzi col fiato, partiamo da sto presupposto, Il mio fiato non puzza. Comunque, adesso io ti sguinzaglierò e dovrai cercare insieme a me. Beh, in realtà mi piace sta cosa. Ma quanto siamo belli da 1 a 10? È vero, mettete like se vi piacciamo. Mamma mia, se puzzi io. Davvero? Guardate un po' cosa faccio. I terrazzi sono validi. Andiamo nel garage. Sì, per forza. No, qui, assurdo. Qui davanti. Ti ragazzi. Oddio, sto calpestando tutto. Vabbè, ho capito.
Vieni giù. Regà, non ci vedranno mai. È impossibile che ci vedano dietro il divano. 7, 8, 9, 10, 15. Non sa manco contare. 31. Guarda che io ho studiato tantissimo. Ci siamo. Non avevo mai visto sta parte di casa, regà. Ci siamo. Sul terrazzo la pappalella chiusa. Let's go. Sono ufficialmente introvabile. 48, 49, 50. Io e il mio amico Clown stiamo arrivando. Il vero problema è che ancora non ho capito come uscire da qua. Beh, potrebbe essere un bel problema effettivamente. Nel caso ci becco, quali sono le tue ultime parole? Le mie ultime parole sono: ti ho sempre voluto bene, Calpis. Di uscire dal terrazzo non se ne parla. È un po' troppo alto. Quasi quasi andrei a farmi un bagno in piscina. Peccato fanno 10 gradi. Che la faccio con questa? La puoi posare, Clown. Però ti giuro, sei troppo inquietante, fatelo dire. Troppo, troppo inquietante. Allora, Clown, facciamo così. Io me ne vado di giù, ok? Vado a controllare giù, tu controlla di qua. Perfetto. No, non giù. Ok, ora sicuramente hanno iniziato a cercare, quindi... io continuo a parlare tranquillamente, ragazzi. Tanto come fanno a sentirmi? Cioè, sono proprio fuori dalla casa. Tutto mi sarei aspettato nella vita, tranne che essere lo scagnozzo di un clown che puzza col fiato. Allora, siamo in lavanderia. Mio Dio, ma fa ancora paura sto clown, no? Sto arrivando, youtuber! Verrete eliminate tutti! Forse non avevo ben calcolato il fatto che non sarei più riuscito ad entrare in casa. Sono qui fuori, sono qui dentro. Raga, mi sento. C'è il balcone aperto! Potrebbe essere però un depistaggio. Magari si è nascosto all'interno dell'armadio. Chi si può nascondere qui dentro? Ferro! Ferro! Ragazzi, sta arrivando lo scagnozzo. Cioè, per farvi capire, io prima mi ero nascosto qui, il clown non mi ha visto. Cap, invece, quel grande pirla era qui dietro. Chi è? 2 in 1! 2 in 1! Non ci credo, 2 in 1! Che grande pirla! Meno vita, meno una vita per entrambi. No, io sono lo scagnozzo. Signor clown, ho trovato 2 prigionieri. Lo scagnozzo ha fatto centro. E chi sono questi 2 che sono eliminati? Calpi e ferro. Grande mio scagnozzo. Vi dovete rinascondere ora. Sali. Vai. Muoviti. Youtuber, scappate dalla mia potenza. Ma io devo fare Tana. Io devo fare Tana. Mi sono bloccato. Devo fare Tana. No, raga. Cosa faccio? Ma come faccio a scendere? Cioè, mo spiegatemi come faccio a scendere. È impossibile. Non ci credo. Mister Clown, non ci dimentichiamo che qualcuno potrebbe essere nascosto in terrazza. Quindi stiamo attenti e controlliamo per bene fuori. Signor Cap, ti ricordo che tu devi fare Tana. Cap, dove ti nascondi? Dobbiamo fare veloci perché manca poco all'allarme. Capitano! Sta arrivando la paura. No, raga, ma se non faccio Tana cosa succede? Se non faccio Tana non vale. Eccolo lì. Che porza, Cap! Ha cagato? Sì, ma di brutto proprio! Clown, già che ci sei in bagno, lavati i denti! Ma ancora con questa storia! Captain Blizzard! Esci fuori! Siamo nella postazione! Se non erro, capo, ancora una vita! 2. Ricordatelo nei commenti! Mi metto lì sopra, raga! Non mi trova più nessuno per tutto il video! Se io mi metto lì sopra, non mi trova più nessuno per tutto il video! Qua non c'è nessuno! Dove cavolo che ci saranno nascosti? Andiamo di sotto prima che squilli l'allarme! Effettivamente dovevo fare Tana. No, raga, vi giuro è impossibile, non li trovo. C'è nessuno? Non c'è nessuno? Sto iniziando ad impazzire e credo che sia arrivato il momento di andare su uno di questi cosi. Però no, raga, è troppo pericoloso, non posso rischiarmela per un nascondino. Devo riuscire a trovare Cap perché è l'unico che può fare Tana. E se non lo trovo, impazzisco! Mi sta in ombra.
Non sono così brutto. Niente, credo che sia arrivato il momento di bussare alle tapparelle e farmi trovare, perché dovevo far tana da mezz'ora. Captain Blazer, compiti. So esattamente dove siete e adesso è arrivata la vostra ora. I nostri amici ci hanno abbandonato. Forse non faremo più nulla. Forse sì, chi lo sa. Soltanto il tempo lo dirà. Raga, non sento più nessuno. Sono morti tutti. Cosa è successo? Trovato Camp! L'ho trovato! L'ho trovato! L'avevo sentito! Eccolo! Oh mio Dio! Sentivo la sua voce! L'ha fatto prendere un Fra! Sono chiuso dentro! Cioè, fuori volevo dire... Aiutatemi! Clown! Clown! Ho trovato il capitano! Ma che sei, cazzo? Sono qui! Dammi un abbraccio! Clown! Salvatemi! Teleportatemi! Siamo portatemi! Qualcuno mi apra! Mi hanno chiuso fuori, mi hanno trovato ma non sanno che non posso entrare. Allora c'è un piccolo problema, capo, mi sa che è rimasto chiuso fuori. Aspetta, ma dov'è? Ma io non so neanche a quale stanza appartiene quel terrazzo. Oh, mi aprite? Sono un imbecille, sono un completo idiota. Sono un completo, dalla tapparella. Sono un completo idiota. Sono veramente un deficiente. Allora, praticamente cosa ho fatto? Ho messo la tapparella che andava in giù e mi sono infilato sotto. Poi mi sono reso conto che dovevo fare tana. Ragazzi, questo è l'ultimo round. L'ultimo che verrà trovato vince 1000 euro. Ragazzi, finale, siamo rimasti io e Calpis. E ve lo dico, non so minimamente dove cavolo nascondermi. Il problema è che tutti gli spot qua sono già stati scovati. Forse fermi tutti. Ah, intanto beccato qualcosa. Ragazzi, nel frigo. Ok, finalissima ragazzi. Adesso devo trovare un nascondiglio super super originale. Avevo pensato di nascondermi sotto il letto di Cap, ma c'è un piccolo problema. Cioè il letto di Cap è più o meno alto 20 centimetri. Forse sono un pochettino più alto di 20 centimetri. Quindi armadietto. Sì sì, nell'armadio ci è. No, non è vero, non c'entro neanche nell'armadio. E invece sì ragazzi, nell'armadio di Cap ci entro da dio, non si vedrà nulla, però io ci entro veramente molto 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 bene. Andiamo ragazzi, veloci. Allora noi mettiamoci davanti su questo piano. Clown, ti do sto consiglio, vai sopra. Mi raccomando, scagnozzi. Sì, tranquillo Clown, siamo pronti a trovare le nostre prede. Mamma mia capo, quanto sei cattivo. Allora fra, io di qui ti faccio vedere quale. Cosa? Io dove volevo andare prima. Io volevo andare qui sopra. Oddio, non fra, sei un dentro. Pazzo. Però aspetta, apri epico. Questo, può essere che c'è qualcuno sì, qui? Sì. Ah! No, nulla. Qui dietro. Niente. No, niente. Sopra di là, è impossibile. Allora, io all'inizio mi ero nascosto qui e mi ha sgamato purtroppo. Oh porca pacca ragazzi, dietro questo tendone ci sta dello spazio. Raga, non dico altro, sono riuscito a mettermi dietro, dentro il garage. Cioè non so se è possibile sta cosa, ma sono in questo pezzo del garage che nessuno conosce. Ragazzi, non l'ho mai visto. Ragazzi, penso di aver già vinto. Questo è il round finale e io devo trovare Ferro o Calpis. E uno dei due lo voglio eliminare. Attento alle tapparelle perché potrebbero. No, ma non sono tutti pirla come te, non ti preoccupare. Però è stato un nascondiglio introvabile. Ferro! Anche in questo tetto! Venite fuori! Oh, invece in questa zona con due belle motine. Dici! Aspetta, a vedere se sono sopra, dammi Lamborghini. Ah no, mi sono dimenticato che è grande come la mia mano. Sono passati attaccati. Cagnozzi! Avete trovato qualcosa? Clown, l'hai visti? No, mi sta chiedendo a voi se avete trovato qualcosa. No, nulla. No, allora mi sa che sono entrambi su, Clown, tranquillo, ci penso io. Cazzo! Io sto contando su di voi! Lo so, io sto contando su di te! Io sto contando fino a tre! Che cosa vuol dire ho contato fino a tre? Ferro, calmi! È arrivato il momento di essere killati! Sulle tegole di camera mia non ci sono. Ma questo sono bello.
Merito 50.000 like. No ragazzi, è successa la cosa più assurda del mondo. Il clown ha aperto tutti gli armadi, ho visto che ha aperto l'armadio, e l'unica cosa che non ha aperto è stata esattamente il coso in cui sono nascosto. Oh mio Dio, che fortuna. Voglio. Raga, ho chiuso a chiave al buio. Sì, l'hanno chiusa la chiave. Oh, aiuto! No, fatto fuori ferro! Signori! Clown, venga di qua! Sento delle voci! In garage, eccolo! Tutto buio era! Mi avevo lasciato al buio! Ferro, io ti avevo chiuso a chiave! Lo so, al buio totale! Ma dove eri? Ma non si può dire, scusami, dove ero, no? Vi ho detto che siamo insieme! 100%! Controllate ogni luogo! Ma guarda che ma guardalo! Ma guardalo, vincitore! Dentro il mio armadio! Dentro il mio armadio! Ma non l'avete trovato nell'armadio! Il clown è venuto qui! Guarda, sono ovunque, tranne qua! Ovunque. Si è specchiato! Ma sei specchiato sull'armadio! Carato! Tu hai vinto perché mi sono specchiato? No, non l'ho vinto!